Pensavo che dopo la visione di questo video, dopo e prima dei vostri commenti, potremmo dare la parola a Vittoria Fantini, che è una studentessa dell'Università di Padova, che ha fatto negli ultimi mesi quattro mesi e mezzo di tirocinio con il movimento di strada, lavorando in particolare con il gruppo di strada. Lei ha vissuto anche nella casa delle ragazze e quindi vi potrà dire semplicemente cosa ha significato per lei questa esperienza, per la sua formazione e per la sua vita. Vittoria. È un po' commossa, emozionata di parlare, ma... Ciao a tutti. Bene. Io sono Vittoria da Padova, sto studiando cooperazione allo sviluppo, che è un'altra cosa, insomma, è un'interfacoltà. E dovevo fare un tirocinio presso un'associazione, insomma, una ONG, e il mio sogno era di andare in Guatemala, perché avevo letto il libro della Rigoberta Menchú, che è un'indigena che ha raccontato del genocidio in Guatemala, e cerca, ho incontrato il Mojoca, che appunto... E quello che mi aveva colpito e che mi ha fatto scegliere fortemente, insomma, di intraprendere questo viaggio, era il fatto di aver letto di questa pedagogia dell'amicizia liberatrice, che è una cosa nuova, perché prevede tutto uno stile, insomma, diverso. Poi c'è il discorso dell'autogestione e di tutto quello che avete sentito fino adesso, insomma. E mi aveva affascinato perché nel mondo della cooperazione, diciamo, questi sono ingredienti fondamentali e che non si trovano dappertutto, ve lo posso assicurare. Quindi fare il tirocinio lì significava effettivamente verificare se era così o se era sullo scritto, insomma, per me. E io sono contenta perché effettivamente ho riscontrato, insomma, la verità. Io sono partita da sola. E avevo molta paura, lo dico adesso perché non potevo dirlo prima di partire. C'era tipo mio papà che guardava gli articoli, autobus incidente, 13 morti, oppure tipo uomo assaltato, ladro uccide per rubare un cellulare, insomma, tutte cose non molto carine, insomma, da sapere prima di partire, però è andata bene. Sono stata ospitata da una signora lì, l'infermiera, quella che stava curando il ragazzo ustionato, e è stata molto gentile, accogliente. I guatemaltechi hanno questa caratteristica. E all'inizio sono stata, nel mio volontariato, ero nell'equipe di strada, quindi andavo proprio in strada a incontrare i giovani. Cioè, non è facile, all'inizio soprattutto. Perché per quanto, diciamo, una cosa fondamentale è il tempo, nel senso che mi sono accorta, come dire, ci vuole tempo per capire l'associazione, il meccanismo e tutto e come funziona. Adesso qui c'è stata una presentazione, ok? Avevo visto anche una cosa simile, mi ero fatta un'idea, però poi essere lì è diverso. E se dovesse capitarvi, andate, voglio dire, vero. E mi sto perdendo. Ok. Niente, allora, io ero in strada e tipo gli si aiutava a lavare i capelli per un discorso di igiene, perché per esempio c'è il problema dei pidocchi, infatti avevo paura di prenderli anch'io, invece è andato tutto bene.
si faceva una piccola dinamica, io ho contribuito, ne ho insegnata una di quelle che facevo io qua, perché facevo animatrice AGR, insomma. E poi facevamo, tipo dovevano scrivere, diciamo, facevano delle piccole attività di prima alfabetizzazione. Allora c'è chi proprio non sapeva né leggere né scrivere, allora magari io lo aiutavo un po'. Però questo, alla fine, non è che il mio aiuto sia stato il fatto di aver scritto o di avergli letto quello che c'era lì, no, le quattro righe, ma era il fatto che cominciavo a instaurare un rapporto con loro. Ed era un rapporto di rispetto, perché io rispettavo lui e quindi gli spiegavo e tutto quanto, e anche da parte loro. Perché all'inizio io ero la bianca, capito, con i capelli biondi, che lì non ce li ha nessuno, per cui ero tipo una mosca bianca. E quindi magari i ragazzi, giustamente, ci provavano. E allora all'inizio era un po' difficile gestire la cosa, perché qualcuno, insomma, ci provava spudoratamente, insomma. E, però, insomma, poi conoscendosi quella quotidianità, si è instaurato invece un rapporto di parità, di amicizia, dove a un certo punto sono arrivati a raccontarmi la loro storia, ma senza che io glielo chiedessi. Perché secondo me è brutto chiedere la storia di una persona che magari ha avuto tante sofferenze e dici che diritto hai tu di venirmi a chiedere cosa, quello che ho passato io. E invece dopo, a un certo punto, da soli loro si sfogavano, ti raccontavano, e allora quella era la verità, insomma. E quindi in tutto questo percorso, e dopo avendo visto anche gli altri programmi, le persone come lavorano, mi sono accorta che la relazione è proprio la, cioè, come viene vissuta la relazione, diciamo, con loro, questo rapporto di parità, di cui appunto diceva Gerardo, dove io non sono al di sopra di te, perché loro hanno sempre vissuto probabilmente un senso di inferiorità, perché la società li ha sempre lasciati ai margini. E quindi, e l'ho sentito anch'io, è stato quello il bello, nel senso che io da qua, che viviamo qua in Occidente, ok, cioè, nel senso in Italia, la senti anche in autobus, a volte un certo disagio, insomma, rispetto alle persone, nel modo di vestire, queste cose qua. E invece lì ti senti proprio, cioè uno può sentirsi se stesso in un certo senso. E all'interno dell'associazione, per lo stile che si usava, uno tirava fuori se stesso e il meglio di sé, insomma. E faceva quello che poteva. Nessuno gli chiede il mondo. Però facendo quello che puoi, è un contributo, insomma, importante. E lì l'ho visto, insomma. E tornare qua è stato un bel pugno. La casa delle ragazze. Ah sì, giusto, scusate. Io sono stata anche nella casa delle ragazze ed effettivamente è vero il discorso che nelle ragazze, le ragazze sono i figli, quasi tutte quelle che sono lì nella casa 8 di marzo hanno dei bambini. E vedi che per i bambini loro cambiano. C'era una ragazza che raccontava, allora la sera magari si metteva a fare un po' di comarò, insomma. E tipo una ci raccontava, io quando ero nella strada, come si dice, ok, allora quando assumeva solvente, perché avevano questa cosa, ha tipo l'odore dell'acetone, o sì, la colla. Non è la colla, non è la colla, è il solvente. Ah, è ha tipo l'odore dell'acetone del smalto, che stoglie lo smalto, insomma. E allora era quella probabilmente più economica, insomma, che ci avevano sempre. Allora lei raccontava che quando era in strada faceva uso di droga e tutto questo, però diceva mai, mai davanti a mio figlio, perché in cuor suo non voleva che suo figlio diventasse come lei o che cominciasse anche lui a fare uso di droga. Perché quello è il problema, no? La catena, i bambini imparano dai grandi, soprattutto dalle mamme, e si trasmette, no? Continua il circolo vizioso. E invece diceva, io non volevo assolutamente. E quindi per lei entrare nella 8 di marzo in questa casa è stata una salvezza per lei, per cambiare vita e per dare una sicurezza ai suoi figli.
E quindi vedevi proprio il bene che gli vogliono, cioè delle volte il bambino giocava con me, però sua mamma la vedevo che era sempre lì che guardavano della serie, sia che lui non si comportasse male con me e sia che magari io mi comportassi male con lui. Per cui il fatto di avere i bambini per loro, a loro dà la possibilità proprio anche di cambiare la vita, insomma. E dopo sì, ecco, stavano cercando lavoro, quando stavano andando via alcune stavano cercando lavoro, perché dopo arrivi a un punto che, come nella casa dei genitori, no? A un certo punto dici sì, bello, sono cresciuto, però a un certo punto vuoi andare via di casa, insomma, vuoi avere la tua autonomia, l'indipendenza, no? Che ci sia tua mamma che ti dice sposta i libri, insomma, ogni 2 secondi. E allora anche lì le ragazze fanno una parte del processo, però dopo a un certo punto vorrebbero anche loro una loro casa, dire guardo la televisione quando voglio, robe, queste piccolezze. Adesso io l'ho avuto così per farvi capire un attimo. E anche insomma, ecco, però devi trovare un lavoro per mantenere una casa o per costruirtela. E allora erano lì che probabilmente volevano, però non sapevano come fare. E secondo me c'era questa paura di lanciarsi nel mondo del lavoro perché appunto se hai un tatuaggio sei discriminato, cioè capiscono, pensano subito che sei un mezzo delinquente o che fai parte di una banda o che fai parte di della mafia, così. E poi secondo me la paura di magari sentirsi dire di no, cioè immagina questa che ha tutta una vita che si è sentita chiudere le porte in faccia e secondo me queste paure, insomma, le rendevano un po' titubanti. E allora si erano un po', come dire, accomodate nella casa all'inizio, però secondo me non era un accomodamento, perché sentivi che si lamentavano in un certo senso, volevano andare via, volevano fare qualcosa di loro. Quindi c'era questo passaggio in cui loro davvero volevano totalmente prendere in mano la loro vita. E diventare responsabili e indipendenti, quindi c'è cioè nel senso più o meno anche qua, voglio dire, è quello. Vabbè, insomma, se volete partire, vi lascio la mail, vi dico. Va bene.